Hello, sono Dottorist92 e oggi andiamo con la parte 2 di Ash Noxus. Go go! Ovviamente i soliti piccoli disclaimer, in descrizione trovate la lista del mazzo, trovate i timestamp per il gameplay e trovate il link alla parte 1 se ve la fosse mancata con l'analisi e con altri gameplay. Seconda cosa, ragazzi, commentate. Commentate qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa hanno detto in video, qualsiasi cosa su cui non siete d'accordo, commenti, critiche, quello che volete, veramente. Non siete offensivi nei confronti di altre persone, questa è l'unica cosa che chiedo. Vai, cominciamo. L'ultimo video ho fatto due partite, tutte e due contro Agro Endure. Vediamo oggi cosa becco. Ok, Mirror Match. Matchup strano. Allora, non ho giocato molto Mirror Match, ma di base per come capisco il matchup è se a meno che uno dei due non ha una start incredibilmente grossa, il primo che arriva a Hearthguard e Assessor dovrebbe vincere la partita, ok? Ovviamente se uno riesce a fare un Ashe gigante e l'avversario non risponde, Ashe livella e GG. Però di base Hearthguard e Assessor è un early game decente, sono tutto quello di cui abbiamo bisogno. Sentry, possiamo tenerla, possiamo kickar. Teniamola. È un mulligan un po' più safe. Abbiamo pescato Assessor. Avrei preferito pescarla più uno, eh. Anche così potrebbe non essere. Pescata di turno 1 è abbastanza inutile. Comunque abbiamo meno che l'avversario non ce l'ha, quindi già è un ottimo inizio. Ash più uno, non ci sputiamo mai sopra. L'avversario non ha niente turno 1 e 2. Non è una cosa molto positiva. Questo vuol dire che la probabilità che abbia Hearthguard sta salendo drasticamente. Ok, Avero Sun Trapper, mi sta bene. Anche se lo becca adesso, lo Yeti avrà un sacco di. Un sacco di sentry oltre al quale passare. Ora, giochiamo Trapper o giochiamo Ashe? Una scelta strana, io giocherei Trapper. Ho abbastanza carte da un mana da sfruttare questi due mana che sto bruciando adesso, questi due mana che sto avanzando. Trapper checka bene gli attacchi, non sono costretto a perdere vita su Ashe, bloccando. È una buona giocata di base. Inoltre lo Yeti prima lo peschiamo meglio è, quindi eccolo. Cominciamo con lo Yeti. Vediamo cosa mi gioca sto turno. Se tutto quello che ha è Hearthguard adesso, potrei cavarmela bene. Se anche lui il suo Yeti più magari qualcosa di forte a 4, che può essere, non lo so. Non so cosa può essere di forte a 4. Ash la congelo di Brittle Steel. Va bene, c'è il suo Yeti. Ash. Siamo partiti bene. E può sembrare che abbiamo un grosso svantaggio in mano. In realtà queste due Avero Sun Sentry appena muoiono si trasformano in altre due carte in mano. E se riesco a proteggere Yeti e Ash, mettere magari un altro 5 attacco in campo, Assessor. Cioè già Assessor così il prossimo turno pesca 2. E se non pesco niente di meglio da giocare, sicuramente il prossimo turno faccio Assessor. Bene, lo accetto. L'attacco è diventato un po' strano. Se attacco con Yeti c'è una grossa probabilità che lo blocchi con Yeti. Forse non attacco con Omen o che attacco con tutti gli altri. Yeti probabilmente bloccherà qualcosa per value invece che bloccare pari col mio Yeti. E non mi dispiace perché ho Brittle Steel aperto. Forse non dovrei attaccare con Trapper. Non dovrei dargli un buon value, un buon block che dà tanto valore con Yeti. Perché se avessi potuto attaccare impunemente con Ashe l'avrei fatto e me ne sarei fregato del 5-5. Perfetto. Sta prendendo tutti i value block e sta proteggendo il 5 d'attacco. Questo vuol dire che è capace che anche lui ha un Assessor in mano che sta aspettando di essere giocato. Incassiamo le pescate, queste sentry difficilmente avrebbero avuto più valore di così. Non abbiamo bisogno di difenderci perché siamo chiaramente avanti sul terreno. E Cooling Strike su Ashe è un po' una palla, ma non posso farci niente.
Lo accetto. Bow to no one. Sembrani. Abbiamo Ice Veil Archer come risposta. Il problema è che lui comunque ucciderebbe lo Yeti. Allora, o giochiamo Ice Veil Archer e congeliamo Sejuani, ma mi sembra una giocata un po' troppo passiva. Se no, direi che questo turno per giocare Artgard è una buona occasione. Prenderemo almeno un buon trade con Brittle Steel. Si attacca con qualcos'altro? No, va bene, sta giocando molto conservativo. La sua Ashe è avanti alla nostra, ma non è ancora troppo troppo avanti. Noi abbiamo pescato due Heartguard, che sono tanta roba. Se adesso non ha un Assessor, ma anche se ha un Assessor, noi siamo in una terribile situazione. Ricordiamo che esiste Harshwind, quindi attaccare sta diventando progressivamente più difficile. Se non succede qualcosa di incredibile, questo matchup dovrebbe vincerlo chi tira più Artguard e chi tira più Assessor. E io adesso sono in una buona posizione per fare esattamente quello. Va bene, amico, lo accetto. Se gioca qualcos'altro, metto in campo un Archer giusto come extra block. L'1-1. Non penso che due Ice Veil Archer in mano avranno un'enorme utilità. Usiamolo giusto per usarlo. Giusto per metterlo in campo e non bruciare mana. Considerate che adesso ogni unità che peschiamo è più 2 più 2, mica gotica. Voglio cercare di incassare quanto più possibile da questa Sejuani, da questa Assessor. Due carte sono buone, ma se riesco a incassarne tre, ne voglio incassare tre. Tuttavia, con Assessor una cosa importante è non essere mai troppo greedy, soprattutto dopo che abbiamo buffato il mazzo. Se adesso gioco questa Assessor e pesco un'altra Assessor, inizierò a pescare come un animale. Questa cosa è eccezionale. Diciamo che congeliamo la sua Ashe, come ha fatto lui prima. Questo vuol dire che la sua Ashe non potrà mai attaccare gratis. Che se vuole attaccare per congelare, dovrà usare qualcosa come Flash Freeze o Harshwinds. Lui non ha abbastanza mana per livellare Ashe adesso, no? Tecnicamente sì. Se ha Harshwind, Brittle Steel. No, in realtà anche solo Harshwind livella Ashe. Non è una bella situazione, eh? Harshwind più l'effetto di Ashe rimarrebbero a bloccare soltanto sti due tizi. Fortunatamente abbiamo doppio Brittle Steel, quindi. Questo è tradizionalmente un brutto matchup. Questo mazzo non è mai stato molto popolare, ma il Mirror Match è sempre stato un matchup veramente infausto. Assessor buffata. Di base chi ha più carte, chi ha più buff di Artguard dovrebbe vincere, in teoria. In pratica è un po' un casino. Non ho ancora pescato un Harshwinds, che è male, perché lui probabilmente è seduto su un Harshwinds come minimo. Iniziamo a cercare di fare qualche attacco molto timido. 6-6 è un filo rischioso mandare. Ma no, ma c'abbiamo Elixir of Iron. E il 3-1 lo voglio letteralmente mandare al suicidio. Adesso qualsiasi unità con 3 o meno di vita diventa inutile perché l'avversario sicuramente avrà dei Brittle Steel in mano. E anche con 3 o meno di attacco diventa inutile. Sicuro come la morte a Harshwinds. Potrebbe avere anche Brittle Steel, sinceramente. Forse avrei dovuto giocare prima un altro Assessor e poi attaccare, perché dopo che mi congela le unità non posso più pescare. Ma ho una mano abbastanza larga. Non ho le carte che vorrei in mano, ma ne ho comunque parecchie.
Ash livella, prossimo attacco. Questo trade mi va più che bene. Elixir of Iron qua sopra. In realtà giocare un Assessor, pescare due e cercare Harsh Winds non è, sembra una brutta giocata, ma non è una brutta giocata. Non ho voluto attaccare col 5-5 perché avrebbe avuto un trade facile. Ho attaccato solo con unità che sarebbero sopravvissute per fargli usare un Harsh Winds. A questo punto devo sperare che giochi due Harsh Winds come la maggior parte delle persone, che non ne giochi tre. Bene, pescare due non è stato il massimo. Un altro Assessor, come ho detto, il mazzo, una volta che hai un po' di buff e che prendi la prima Assessor, inizi a pescare tutto. Siamo, cioè, a livelli di TF proprio. Matchup molto, molto teso. E sinceramente ho finito le cose di cui parlare. Il problema è che lei adesso inizia a livellare Ashe. Fatto. Non abbiamo ancora visto una spell grossa. Che sfigati che siamo. Blocchiamo così. Blocchiamo così. Proteggere i nostri HP adesso è abbastanza importante. Non ho nessun Brittle Steel da fare immediatamente. Voglio aspettare che lui faccia qualcosa. Ricordiamoci anche che Sejuani esiste e che tecnicamente è possibile livellarla in un matchup super mega lento come questo. Se questo turno riesco a fare Ice Veil Archer e Cooling Strike su Ashe, mi ritengo soddisfatto. Tanto lui Ashe la salva sicuro. Non avrebbe attaccato con Ashe se non avesse avuto qua roba, esatto. E non posso farci assolutamente niente. Va bene, ho usato tutti e due gli Harsh Winds. Che è tanta, tanta roba per noi. Noi abbiamo ancora tutto il refill dell'universo. Abbiamo Ashe. Sfortunatamente Ashe è un po' indietro col level up. Uccidiamo la sua Ashe così. Un'altra. La madò, Sejuani, datti una calmata. Non so se usare Omen Hawk per continuare a buffare il mazzo così a caso, o se giocare a Verosan Sentry. Sfortunatamente non è 5 d'attacco, se no avrei pure giocato. Faster than my arrow? I think not. Kill or die, Ash, I do not care which. Sinceramente potremmo organizzare un open attack gigantesco il prossimo turno con Brittle Steel. E se tutto dovesse fallire abbiamo Assessor come piano B. Ashe 4 di 5. Attacchiamo con tutti. Ashe congelerà la sua Ashe. Questi sono tanti danni. Se non bastano a uccidere, Cooling Strike sulla seconda Ashe. Lui non ha perso un'altra Ashe a inizio partita. Vedi, quella era la prima Ashe che ha giocato. Mi sembra. Andiamo a controllare. Sì, era più uno più uno, era la prima Ashe che ha giocato. E sem la semplice quantità di roba gigante che abbiamo, più 1 più 1 più 2 addirittura, vince la partita. Questo è un matchup d'attrito in cui nessuno dei due mazzi ha veramente un modo per sfondare l'altro. E quindi una battaglia d'attrito e chi c'ha il mazzo più pompato vince 9 su 10. Dai! Andiamo avanti.
Voglio restare abbastanza sul corto oggi, se riesco a fare 3 partite, 35 minuti, a taglio là, tranquillo. Ora, che cazzo. Potrei sinceramente doggiarla sta partita. Già il video precedente ho fatto due game contro lo stesso mazzo. Non voglio fare la stessa cosa adesso, voglio prevedere qualche altro matchup. Una cosa che preferisco non fare in video perché preferisco giocare il matchup che mi viene dato e basta. Ma la partita di prima, 2 volte contro Endure. Stavolta ho detto che voglio fare solo altre 2 partite. Dai, insomma. Poi il mirror match è strano. Non è assolutamente divertente. Non è bello da vedere, non è istruttivo. Oh, ok. Siamo con... What the fuck? Contro cosa siamo esattamente? Va bene, sono sconvolto. Giochiamolo come una partita normale. Allora, è in Demacia, ma sicuramente non è Bannerman. Forse è un mazzo con un sacco di buff per Braum. E che gioca pure Sejuani. Sì, direi che questa è la scommessa migliore. Non penso che un mazzo del genere farà molto early game, quindi a svelarcelo posso chiccare. Per il resto abbiamo una curva abbastanza perfetta, quindi... Normalmente contro mazzi strani, contro mazzi contro cui non siete sicuri, cose incredibili. Prendete il piano di gioco più semplice che avete. Curva semplice, giocare per i 5 power, giocare per i congelamenti. Dritto, diretto. Se l'avversario attacca, blocchiamo con la nostra, col nostro 2-1. Open attack è un po' meglio di open development adesso perché non abbiamo mana per fare l'Elixir of Iron. Avrei potuto fare open play Ice Veil Archer, ma me lo tengo per dopo. Ok, Ice Veil, avrò senza entry 3-2, è una gran bella pescata, devo dire la verità. Però preferisco tirare trapper prima possibile. Con Braum in campo dobbiamo seriamente temere. Adesso dobbiamo seriamente temere Take Heart. Se ce l'ha siamo un po' nella... come si suol dire. Detto questo, non vedo motivo di fare cose incredibili. Ovviamente ucciderà l'1-1. Ti prego, non avere Take Heart, fai il bravo. Non farà il bravo. È bastardo. E va bene, dobbiamo beccarci un Braum buffato per tutta la partita. Pazienza. Il problema è che quel Braum adesso è 4-9, sta sopra addirittura Ashe. Quindi ovviamente quando Ashe attacca lo congela, ma poi può venire attaccata gratis proprio. La gioco comunque, se non ha niente da giocare, perché fondamentalmente adesso sono bloccatissimo da quel Braum. Mi sa che qualsiasi piano offensivo, aggressivo che avevo dovrà andare a quel paese. Ebbene sì. Ci sta forzando tantissimo un Elixir of Iron. E noi lo facciamo. E se Ashe vuole attaccare adesso se ne andrà un altro Elixir of Iron, che non è bello. Però Ashe vuole attaccare per iniziare a fare congelamenti e diciamo che se ne va un altro Elixir of Iron e basta. Bloccare è un po' rischioso per lui. Però d'altra parte se conosce un po' il mazzo sa che questo mazzo non ha nessun tipo di rimozione. Purtroppo Braum Take Heart, raga, o peschiamo con Link Strike oppure abbiamo perso. C'è niente da fare. Cerchiamo di mettergli un po' di pressione, usare risorse in modo un po' aggressivo. Vediamo se funziona. Perché se no Braum più 4 più 4 vince la partita da solo. Tra l'altro gli manca uno per il level up, non che me ne freghi qualcosa, ma gli manca uno per il level United, nothing can stop us. up. Addirittura.
Lo Yeti non è una brutta pescata. Congeliamo Braum, così teniamo Ash al sicuro. So che sono giocate ovvie, però raga, non c'ho molto altro da dire. Adesso devo sperare di tenere Ash in vita, Yeti in vita, pescare magari Assessor, ma neanche. No, neanche, sono troppo indietro. Questo block ce lo possiamo permettere. Ash tecnicamente può livellare il prossimo turno, quindi posso setappare un gigantesco attacco. Spero che non giochi Archwinds, che se gioca Archwinds è un po' un'inculata. Abbiamo un sacco di danno in campo, ridendo e sterminando, soprattutto grazie allo Yeti. Abbiamo 8, 12, 17, 19 danni. Io direi di provare a attaccare. Non c'è molto da dire. Ash 2 di 5. Archwind più open attack. Mandiamo Ash per ultima, non c'è un vero motivo, ma la mandiamo per ultima. Non c'è un vero motivo, perché non è che perde se non, cioè, perde da questa roba qui, allora deve bloccare uno di questi e quindi Ash si salva. No, non funziona così. Se gioca Demacia, cosa avrà? Ripost di Demacia? Single combat? Ma non lo so. Ci è andata bene. Abbiamo vinto con la win condition principale del mazzo, che è campo largo. Di solito serve Archwinds per livellare Ash in fretta. Ash livellata e via. Ne siamo usciti, non so nemmeno io come. Vai con la prossima. Questa è la potenza di Ash. Questo è il motivo per cui a certa gente come a me giocare Ash piace un sacco. Alla fine di questa partita, quindi alla fine del video, ho una cosa da chiedervi, una cosa un po' particolare. Restate perché sarà un argomento interessante. Oh, abbiamo beccato Kinko Elusive. Il Blast from the Past dei Blast from the Past, proprio. Una cosa incredibile. Allora, Kinko Elusive ormai è un po' un mazzo boomer su Runeterra. Per chi non lo conoscesse, ha quasi zero interazioni. Ha Elusive, buffati che vanno face. Tradizionalmente questo qui non è un gran matchup, ma è giocabile. Teniamo Glory Seeker. Come ho detto, questo mazzo non ha interazioni, quindi Glory Seeker la possiamo giocare e possiamo uccidere un elusivo a scelta. E carte come Avarosan Sentry sono abbastanza inutili in questo matchup, quindi proprio una croce sopra. Questo è il tipo di mazzo che, se diventa più popolare, Avarosan Sentry ne va tolto almeno uno da sto mazzo, perché 3 per diventa veramente un problema averne tante. Inoltre voglio ricordare al gentile pubblico che se non ha niente, Glory Seeker so 5 danni proprio face, che sono tanti 5 danni. Allora, cosa può avere per aver passato 2 turni? Zed? Solitary Monk? Non lo so. Sono molto indeciso. Perché non vorrei andare in open, non vorrei usare lei semplicemente per fare 5 danni, mi sembra un pochino uno spreco. Ma non ho neanche modo per betargli la giocata. In realtà il modo ce l'ho. Questo pass sembra una mossa un po' rischiosa, ma secondo me non lo è. Stiamo giocando contro un mazzo aggro, e lui aveva 3 mana e 3 spell mana. Se spreca del mana, a me può andare solo bene. Proprio come linea generale. Anche se in mano non ho nessuna magia e ho 3 spell mana e ho bruciato un mana al turno prima, lui ha bruciato 3 mana. Kinko Lifeblade adesso non lo cura di niente. C'ho un perfetto attacco qui. C'ho anche Trifarian Assessor se voglio. In realtà potrei continuare a sviluppare. Potrei continuare a sviluppare con Archer e con Trifarian Glory Seeker. Non ho bisogno di giocare difensivo, perché ha palesemente una mano di merda. Sarà una mano super pesante. E tra parentesi, quel mazzo gioca Fury of the North, quindi devo sempre tenerla a mente.
Chissà cosa avrà buffato. Lo vedremo subito. No, non lo vediamo subito. Ah, è vero, non c'ha mana. What the fuck. Facciamo quello che farebbe una persona normale e tiriamo al lifesteal prima di qualsiasi altra cosa. Magari aveva Twin Disciplines e salvava coso. Wow, non abbiamo pescato una spell che sia una. Qua abbiamo una Verosan Sentry abbastanza gratuita. Ci blocca l'ombra di Zed, che è sempre una cosa buona. Madò, Assessor è un po' troppo golosa per non farla. Soprattutto perché posso pescare spell con cui usare questi tre spell. No, le spell sono per i deboli, va bene. Lo accetto. Abbiamo pescato 13 carte e 0 spell. Grande. Grande proprio. Credo volentieri un 3-1 per non prendere 6 danni diretti. Pesco una carta, magari una spell prima o poi la vita. Eccoci. È una gran bella spell, tra parentesi. Posso riandare al turbo attacco con Ash livellata. Sì, direi che è proprio quello che faccio. Turbo attacco con Ash livellata. Controllate sempre che sia almeno a 2. E questo è il motivo per cui spesso e volentieri Arch Winds viene giocata in 3 copie. Aveva una mano tremendamente lenta. Non so com'è possibile che sia stata così facile sta partita. Aveva proprio una mano stracolma di... bella la freccia. Aveva una mano strapiena di hatchling, forse, non lo so. Una cosa di cui non ho ancora discusso è la freccia di Ash. La magia che Ash ti mette in cima al mazzo quando livella. È molto forte, ma è anche molto soggetta a deny ed è anche molto telegrafata, perché l'avversario lo sa che ce l'hai in cima al mazzo. È potentissima, ma raramente ha un grosso impatto, almeno se giocate con qualcuno di capace. Se giocate magari in silver, la gente non sa che fa sta cosa, poi se la becca in faccia fa oddio, però... 27 minuti, pare brutto chiuderla qua. Un'altra cosa che voglio dire su sto mazzo: io vedo gente chiamarlo Frostbite Control o Ash Control. Questo non è un control, raga, è un midrange. Se le ultime due partite vi sono di proprio qualsiasi esempio, questo mazzo è un midrange. Ok? Questo mazzo vuole chiudere, questo mazzo vuole picchiare, vuole vincere le partite in fretta. Ora, ho già giocato in questi giorni contro proprio la stessa persona con gli stessi colori e non ho ancora capito che lista è. Cioè, è aggro endure senza Elise, ma non ha senso. Perché? Cioè, vabbè. Teniamo Verosan Sentry nel dubbio, dato che attacchiamo dato che la possiamo giocare nel suo turno per bloccare, non è una brutta carta da tenere. Vediamo se è partito proprio Corbotto. Ora, Cooling Strike su Cursed Keeper è una giocata safe, ma è un po' troppo safe per i miei gusti. Meno male che non è partito col Turbo Botto, perché sennò qua erano 10 danni. Giochiamo Sentry. Allora, se non l'ha ancora scoppiato, è probabile che avrà Caretaker da qualche parte. Quindi ci giochiamo Glory Seeker. Il vantaggio di sbattergli così Glory Seeker in faccia è che se vuole fare Blighted Caretaker posso uccidergli l'Abomination e passare. Molto interessante. Tra l'altro avrete notato che negli ultimi due video sono stati mazzi Freljord a palla. Ho comprato il board Freljord con il card back, col retro delle carte Freljord, giusto per restare un po' più in tema. Lui passa. Io non sono scemo e passo anch'io. Non abbiamo bisogno di attaccare, questo è un midrange lento. È un midrange, ma è un midrange lento.
non vuole usare Caretaker nel mio turno, mi sta bene. Ho a disposizione sia Icevale Archer, Cooling Strike e Brittle Steel in questo turno, quindi non sono per niente preoccupato. Purtroppo i due sapling mi faranno un po' il panico, ma che devo fare? In realtà potrei anche salvare, probabilmente salverò Glory Seeker, anche se sono contro, specificamente contro i Sole Ombra, Glory Seeker non è il massimo come carta. Quindi potrei lasciarla morire, eh? Detto proprio papale papale. Potrei uccidergli Bark Beast, tenere lui fermo per un turno, conservare Brittle Steel per proteggere Ash magari. In realtà voglio uccidere Abomination. Ma non ho bisogno di uccidere Abomination. Ho un po' bisogno di uccidere Abomination. Ah, che scelta strana. Perché se adesso uso Cooling Strike su Abomination, Bark Beast resterà sempre vulnerabile a Brittle Steel. Mentre invece se lascio vivere Abomination e uccido Bark Beast, ovviamente Brittle Steel qua non fa niente. Cooling Strike potrei anche considerare di conservarla per beccare Endure dopo congelato, ma ne gioco 3, quindi... Questo è uno di quei matchup in cui Reckoning può fare veramente il botto. Se lo peschi decentemente presto. A fine video vi darò anche, anche alcuni cambi che non ho fatto, ma che potrei tranquillamente fare, soprattutto in futuro. Per esempio rimettere 3 Archwinds, tagliare una Cooling Strike, tagliare una Reckoning, eccetera eccetera. Metto che con questa lista, in questo meta, non ho giocato tantissimo. Non mi sono preparato 40-50 partite prima di registrare come faccio di solito. Ci ho fatto una ventina di partite perché questo archetipo lo conosco molto bene. Sta portando Ash a 1 di vita. Questa cosa non ci piace particolarmente. Io non penso che questo Brittle Steel avrà più utilità di questa in futuro. E quindi direi che lo usiamo per salvare 2 di vita Ash. È letteralmente come un Elixir of Iron. Anzi, peggio di un Elixir of Iron, in realtà. Adesso sto cercando solo e soltanto di far entrare una buona Assessor. Quindi giocherò Sejuani. E magari giocherò... Se pesco qualcos'altro a 5 lo gioco e poi Assessor pesco 2 e mi dà le risorse per andare avanti fino alla fine. Non capisco su cosa potrebbe pensare con 3 mana che c'ha Haunted Relic. Oh cazzo, c'ha Haunted Relic. Va bene, lo accetto. Quindi resterà Abomination, eh? Sì, resterà Abomination. Ecco, avere una Cooling Strike in mano adesso è molto comodo. Peccato che non c'ho mana per Cooling Strike e Archwinds. Però ho mana per Archwinds e poi per Omen Oak. E mi sa che è quello che dovrò fare. A meno che non va in open play, in quel caso se Giovanni su Calista. Si sta veramente prendendo il suo tempo sto tizio, eh? Dai che devo registrare. E sono anche in uno... Per una volta non ho fatto un video tremendamente lungo, ma non mi fa essere 50 minuti... Da, su, che cacchio. Ovviamente sarebbe sempre meglio poter usare Archwinds aggressivamente, ma in questa situazione non penso ci è concesso. E questo è uno degli scenari in cui la freccia, nonostante sa che l'abbiamo, può fare veramente tanto. Ah, e ricordo un attimo ai gentili presenti in sala che, dato che sto facendo 6 danni a Calista, Abomination muore, quindi io così in teoria non prendo danno.
Finora abbiamo avuto una mano abbastanza mediocre, ma anche lui non sembra messo benissimo, eh? Devo dire. Il buon vecchio Invasion of Chaos, la migliore espansione che ci sia mai stata. Ok, abbiamo una Crystal Arrow col suo nome scritto sopra. Purtroppo non possiamo fare sia Sejuani che Crystal Arrow, quindi dovremmo accontentarci. Io non lo so. Potrei fare Sejuani qui sopra e il prossimo turno Cooling Strike qui sopra. Crystal Arrow la possiamo usare anche difensivamente su Endure, ma ricordate che è un congelamento a velocità lenta e l'avversario può rispondere, quindi se ha Atrocity ce lo becchiamo proprio in faccia. Direi che leviamo Calista. Cooling Strike è comodo da tenere per usarlo su Endure, ma non sono in una posizione tanto buona da poter giocare per il futuro. Devo giocare un po' per il turno che ho adesso. Dai cazzo. Non è una partita facile neanche per me. Non vorrei mettergli fretta, ma sto registrando, su. Diglielo un po', se Juan. Vabbè, parliamo adesso perché sennò il video diventerà lungo 12 anni. Prima cosa, voglio chiedervi: se siete interessati a me che faccio un'analisi di questo mazzo? Non questa versione senza Elise, ma in genere aggro, endure, tempo, endure, chiamatelo come volete. So che ho coperto Endure un sacco di volte sul canale, ma da come potete evincere, sono abbastanza affezionato a questo archetipo. E mi piace molto e mi farebbe piacere riportarlo in video. Andiamo a proteggere Ash, come al solito. Possiamo. C'è un Endure 11-11 e noi abbiamo 15 di vita, non sta in una bella situazione. Non ho mana per Cooling Strike, purtroppo. Forse avrei dovuto giocare Assessor e tenere mana per Cooling Strike aperto, non lo so. Comunque, vorreste vedermi giocare questo mazzo, analisi e decklist di questa versione, che è una versione molto più veloce, molto più cattiva di Endure. Molto meno lenta dell'ultima che ho fatto. Bene, c'hai l'Imps, pazienza. Sto prendendo un sacco di danni a caso. Tra l'altro, più questo mazzo è popolare, più Archwinds sarà importante. La butto là. Comunque, vi piacerebbe vedere un'analisi di questa versione più aggressiva di Endure. E la seconda cosa che volevo chiedervi: quanti, ditemi nei commenti, quanti vorrebbero vedere un'analisi di un mazzo Yasuo. Perché me l'hanno chiesto un po' di persone. Io lo vorrei fare. Ma d'altra parte non sono... Yasuo non è un archetipo che ho giocato molto, quindi mi ci dovrei mettere parecchio a giocarlo, a testarlo prima di farci un video. Quindi se volete che copra Yasuo, fatemelo sapere più prima che poi. Vabbè, finiamo qua. Purtroppo non ho niente di meglio che Crystal Arrow, ma la devo fare. Se non altro farla prima dell'attacco significa che se ha Atrocity, becco Atrocity e pazienza, almeno non becco il danno di Dewu Endure. Siamo in una bruttissima situazione. Se adesso ha Atrocity becco 12 danni perché uno di Collector. In realtà becco 11 danni perché Collector lo stendo in catena, però... Ma 3 di vita se non ha... Se ha usato un Atrocity e non ha Collector in campo si può anche reggere. Il problema è che avrebbe ancora 6 mana. Ok, gli abbiamo ucciso completamente l'attacco. Purtroppo abbiamo pescato una carta un po' inutile. Questi sono dei problemi di Brittle Steel e di Elixir of Iron. A questo punto della partita sono un po' peso morto. Stegar. Lo rispetto. Cooling Strike. In realtà fare Cooling Strike qui è una mossa un po' strana. Il problema è che avrei potuto fare Cooling Strike su Endure e lui potrebbe tranquillamente avere un altro Endure. E poi... Va bene, siamo rovinatissimi.
Non avrebbe cambiato niente. Il problema è che se faccio Calling Strike qua e lui ha un altro Endure, aveva 4 mana, il prossimo turno avrebbe avuto mana per fare Endure più Atrocity e avrei perso. E questo Endure sarebbe stato ancora più grosso. Volevo impedire qualsiasi danno di qualsiasi danno in eccesso di Collector. Andiamo proprio male, mamma mia. Oh. Non vedo perché non dovrebbe tirare. Forse vuole tirare Sejuani, sarebbe una mossa molto migliore. Perché gioca intorno a Brittle Steel. E questa mi sa che l'abbiamo persa, eh? Sì, ha fatto la cosa giusta, ha fatto. A questo punto, con lui che aveva Fury in mano, non possiamo più assolutamente giocare intorno a Atrocity. Quindi la nostra scommessa migliore è pregare che lui non abbia Atrocity. Blocchiamo così. Quanto perdiamo? Il problema è che abbiamo solo 11 di attacco in campo. Quindi il prossimo turno siamo costretti a andare in open play. Non possiamo andare in open attack. Siamo costretti a andare in open play. Siamo costretti a giocare quanta più roba possibile e impedirgli quanti più block possibili. Abbiamo pescato una carta decente. Questo è un altro freeze. Sejuani, ok, Sejuani non è il massimo. In realtà forse ci aiuta a chiudere Sejuani. Abbiamo mana per tirare tutte le spell e non tirare Assessor. Quindi che succede se adesso attacco con tutti e uso Flash Freeze qui sopra? Lui ha una sola carta con cui bloccare. Difficilmente riesce a farci abbastanza danno per vincere. Non è una brutta scommessa, eh? Quanto danno è? 5, 11, 15. Se passa tutto sono 15 danni. Non posso vincere. Perché se blocca, non neanche con Fury of the North mi basta il danno per chiudere. Devo andare in open play per forza e pregare che non abbia qualcosa di incredibile. Assessor. Col fatto che ho giocato Assessor difficilmente chiudo questo turno. E ok, Haunted Relic è il disastro. Haunted Relic ci proprio ci implode. Come cazzo ne... No, non ne esco. Non ho un challenger, quindi non posso togliere Collector, quindi sono per forza al massimo a uno di vita. Lui bloccherà, ora blocker in quantità proprio. Cioè se anche faccio così, no? Ed è uno che non può bloccare, un altro che non può bloccare con Ash, un altro che non può bloccare con Flash Freeze. Può bloccare comunque con i 3-1-1. Facciamo così. E attacchiamo con tutto, bloccherà con 1, con 2, con 3. No, con lui non può bloccare, bloccherà con 1, con 2. Blocca tipo qui e qui, gli faccio passare 12 danni al massimo, cioè 19 di vita, è troppo, troppa vita. GG. Ok, non posso vincere. Sì, è impossibile vincerlo. Sarei andato a uno di vita alla fine del turno e avevo in campo... Lui aveva in campo Endura, aveva in campo un Everglade che non potevo uccidere. Quella Fury of the North in risposta a Cooling Strike ci ha perso la partita. Forse avrei potuto giocarla diversamente, forse avrei avuto un turno prima per giocare Cooling Strike, non ricordo sinceramente. Va bene. Purtroppo ho perso l'ultima, succede. Per finire il video, ripeto la domanda. Aggro, tempo, endure, chiamatelo come volete. Volete che faccia un video su aggro endure? E volete che faccia un video su Yasuo, Yasuo Control? Ditemi sì o no nei commenti. Tempo endure è un mazzo che bazzico parecchio, quindi il video ci metterei poco a farlo. Yasuo, se me lo chiedete adesso, non aspettatevelo prima di almeno una settimana, perché è un mazzo che dovrò provare parecchio. Per il momento vi dico solo che il prossimo video... Non vi dico l'argomento del prossimo video, ma sappiate che la parte 3 di Twisted Fate Lee Sin sta per arrivare. Va bene, Duelist92 vi saluta, arrivederci.